Buonasera e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola Consiglia. Ebbene sì, mi sono data all'orientale, no, sto scherzando. In ogni caso, mi piace molto cucinare in questo modo. Questa sera vi farò degli gnocchi di riso, appunto, cinesi. Allora, vi dico subito gli ingredienti che andrò ad utilizzare io. Non è la ricetta originale, non vuole esserlo, e niente di tutto ciò. Questi sono gli ingredienti che ho preferito per la nostra ricetta, che preferisco di solito, e quindi mio marito gentilmente mi è andato a fare la spesa a Piazza Vittorio ed ecco qua il risultato. Ricette Vai, sprombattuto. dici tutto. Allora, abbiamo bisogno di circa 6 etti di gnocchi. Questi, come vedete, vi faccio vedere. Sono gnocchi di riso giapponesi, cinesi. Esatto, vedete? Sono leggermente flessi, ecco, si spezzano anche. Questi qua li ho messi a bagno esattamente 12 ore fa. Quindi mi raccomando, se volete farli la sera, li dovete mettere a bagno la mattina, ok? Almeno 12 ore prima, ragazzi. Poi li staccate perché poi comunque si appiccicano un pochino, è normale. Ogni tanto andate lì, li staccate e questi sono gli gnocchi. Allora, poi abbiamo bisogno di gamberi, gamberoni in questo caso, funghi, zucchine alle quali toglierò solamente la parte verde, userò solo la parte verde, carote, un pezzo di radici di zenzero, dei cipollini sempre presi a Piazza Vittorio, cavolo cappuccio o anche il cavolo cappa che è molto buono, coppa scusate, sale, aglio, olio. Loro di solito usano quello di semi, però visto che comunque è una ricetta che faccio per noi, userò questo. Salsa d'ostrica, mirin, che è una sorta di vino cinese, e olio di sesamo, nonché salsa di soia. Come vedete, noi prendiamo da asporto ogni tanto. Allora, andiamo subito ad iniziare con lavare tutte le verdure, io l'ho già fatto, e ridurle a fettine. Quindi adesso le vado a fare a fettine per il lungo e quando le ho fatte tutte quante ci rivediamo qua. Nel frattempo pulite i gamberi, togliete il budellino sulla schiena, mi raccomando, e poi ci rivediamo qui una volta fatto tutto. Ecco qua, come vedete ho fatto a striscioline il nostro cavolo cappuccio, le cipolline a rondelle, ho pulito la radicetta di zenzero. Mio marito diligentemente ha pulito bene i gamberi, ha tolto tutte le viscerine, i funghi erano già puliti. Adesso vi faccio vedere come faccio io le zucchine. Non è una legge, eh? Voi potete farle come volete. Io le faccio così, a striscioline, in maniera, ecco, vedete? Vengono fine, sottili. Stessa cosa farò per le carote. Quindi proseguiamo così e E ci vediamo dopo. ci vediamo dopo. Tutto fatto, tutto pulito. Anche i gamberoni che sono della Movimar, ragazzi. Io vi metto in info box tutte le informazioni per avere il 10% di sconto se andate a nome nostro. E il pesce col 10% di sconto, escluse logicamente le offerte, Certo. è pesce fresco, non è poco. Fresco o abbattuto o a bordo, che non è Esatto, facile neanche da trovare, tra esatto. l'altro. Oh, allora, detto questo, questa è la mia piccola wok. Vi faccio vedere più o meno Sì. le dimensioni. Me la sono regalata. Ebbene sì. Adesso che cosa dobbiamo fare? Andiamo a mettere come prima cosa il cipollotto. Se ne rimane qualche pezzo sul tagliere non fa niente. Tanto comunque andrà. Poi successivamente mettiamo lo zenzero, mettiamo un bel po' d'olio, tutto così a crudo, e poi portiamo tutto sui fornelli, tranquilli. Un bel po' d'aglio, se volete potete mettere anche uno spicchio che poi toglierete. Fornelli, e adesso ci rivediamo per la cottura. Eccoci qua. Allora, il nostro cipollotto col nostro zenzero stanno cucinando.
A questo punto io vado a mettere tutte le altre verdure, per ultimi i funghi e i gamberi. Quindi queste verdure qui tutte insieme adesso? Tutte insieme. Ecco qua. Mi raccomando, è importante farle, ecco questo per esempio, non va bene. È storchetto, bisogna tagliarlo. Perché devono essere tutte le verdure devono essere più o meno della stessa dimensione. Capita che quando tagli il cavolo cappuccio, ecco anche qui, rimangono dei pezzi uniti e allora noi li andiamo a tagliare. Perché sennò risulterebbero più duri, certo, rispetto agli altri pezzi, ecco questo è solamente unito così. Anche questo, perfetto. Anche questo, no, questo no. Ok, detto questo andiamo a mettere anche subito un po' di olio di sesamo, perché dà molto profumo questo olio, quindi un paio di giri, diciamo 4-5 cucchiai, ok? Mi raccomando, fate tostare bene a fiamma alta le verdure, perché ci servono croccanti. E poi alla fine, questo è lo zenzero, lo riconoscete, quando sono ben tostate lo zenzero lo andiamo a togliere, perché lo zenzero ha un sapore molto forte, molto particolare, non piace a tutti, però dà molto sapore. Mettiamo anche un pochino di sale. Diciamo un bel pizzicotto, non tantissimo, perché poi andremo a mettere la salsa di soia, che comunque è saporita. Ma andiamo avanti così per 5-6 minuti, sempre mescolando, eh? Poi aggiungeremo funghi e gamberi. Eccoci, allora adesso mettiamo i funghi, eccoli qui, e gli gnocchi, per ultimi i gamberi. Ma quindi questi gnocchi si cuociono così? Esatto, si cuociono così. Che odore! Eh sì, c'è un buon profumo, devo dire. Adesso li lasciamo così a fuoco basso, coperti con il coperchio, per una decina di minuti. Ogni tanto andiamo a girare, mi raccomando. Per ultimo andremo a mettere i gamberi e altre salse. Eccoci, a questo punto, scusate, tolgo il coperchio che pesa un boato. Ecco qua, vado a mettere la salsa di soia, il mirin, diciamo 4-5 cucchiai sempre. Poi è tutto a sentimento, perché esatto, a chi piace più una salsa, esatto, bravo, chi un'altra, e poi ne mettete quanto ve ne pare. Un e due cucchiai di salsa d'ostrica, mescoliamo per bene il tutto. L'odore è sempre più forte. L'odore è sempre più buono, devo dire, veramente, veramente buono. C'è quell'olio di sesamo che dà un profumo, vedete, si appiccicano, voi staccateli con la forchetta o con il mestolo, insomma, ecco. E adesso mettiamo i gamberi. Ne ho lasciato qualcuno intero perché poi mi servirà per la decorazione. Pochi minuti, il tempo che i gamberi diventano appena rosati, e i nostri gnocchi di riso con verdure e gamberi sono pronti. A fra poco. Ragazzi, guardate che meraviglia. Volevo impiattarlo, ma lui mi ha detto no, va benissimo così, è no, bellissimo. A me piace da morire vedere la pentola, in questo caso la wok, con tutta
con tutti gli ingredienti dentro. E ora ti tocca assaggiare. Ora mi tocca assaggiare. Vai. Eh sì. Allora, vediamo un po'. Un gnocco, un pezzetto di gambero, una zucchina, un funghetto. Voilà. Strepitosi. La consistenza dello gnocco non è come lo gnocco nostro, è leggermente più molliccio, diciamo. Ragazzi, è buonissimo. Molto. Molto, molto buono. Bravissimo a tavola, consiglio. Grazie. Mi raccomando, iscrivetevi e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao. Ciao a tutti.